inserire la tua azienda o associazione nella prima web TV del mondo del vino italiano? Chiama subito il numero verde 800 135 993. Se il tuo vino non è sul web, ti perdi una buona parte di mercato. Vinitalia.tv, un distillato di qualità enologica italiana. Laura Bresciani, ufficio stampa Fratelli Berlucchi, insieme a noi abbiamo appena finito la presentazione di un'idea di rete che punta, Laura, a portare l'Italia all'estero finalmente come brand unico, intanto creando degli store. Una prima sensazione a caldo di quello di cui si è parlato oggi? Evviva, sono felice, vado tanto all'estero, appena vengo adesso da Nuga per altri clienti, io seguo il vino ormai da 8 anni. Evviva che ci sia un coordinamento finalmente, perché tante frange un po' qua un po' là, poi si entra poi in collisione per forza commerciale, per cui un augurio assolutamente che funzioni. Una riflessione: a volte sembra che proprio i grandi produttori, parliamo di un'azienda importante, Berlucchi, abbiano delle forme di resistenza rispetto al mettersi insieme, come dire, meglio da soli, no, che insieme a chissà chi. E sta cambiando questo atteggiamento, si capisce che in tempi di globalizzazione invece anche rischiare, no, di mettersi insieme, perché all'inizio comunque un po' di rischio c'è, vale la pena e forse è la strada obbligata per il futuro. Sì, vale la pena, io credo che siamo in questa direttiva, cioè vi parlo di Franciacorta, sono tante le case finite da Franciacorta, noi siamo Fratelli Berlucchi, ci rivolgiamo soprattutto al canale Horeca, tanti eventi fatti insieme anche ai nostri concorrenti. Da questo punto di vista parlo di questo settore, di questo mercato, però credo che l'eccellenza italiana emerga proprio anche dall'armonia che esprime l'Italia. Sarebbe impossibile immaginarci il prosciutto di Parma da solo, unico, o un unico Franciacorta, o un unico olio della Puglia. Insomma, le eccellenze sono tante, è giusto che concorrano insieme, poi è un risultato buono. Abbiamo visto come tanti paesi a livello internazionale abbiano creato una loro casa, no? Nei vari paesi del mondo. Abbiamo fatto il caso di McDonald's, Hard Rock Café e tanti altri. È un paradosso che l'Italia abbia 1000 ristoranti, probabilmente 1000 sfaccettature, che pure sono un bene, e però mancano ancora di una casa comune, di un marchio davvero forte che possa rappresentarli ovunque. Ma io ho fiducia non proprio dal punto di vista proprio del consumatore, che vada direttamente ad acquistare, che provi una ricetta da solo, che venga assistito durante una degustazione e comprenda che c'è il raviolo con la zucca che fa parte del nostro mantovano, e ci sia proprio un consumatore che lo consuma a casa, che poi lo ricerchi anche al ristorante, perché no?